ovvero una Grandland ibrida plug-in da 300 cavalli vapore. Esisteva già. Sì, ma infatti l'etichetta GSE non comunica soltanto un alto valore di potenza. La differenza è che Grandland GSE è un hybrid SUV sportivo professionista. Motore, carrozzeria, telaio, cioè cuore, muscoli, tecnica. Il ragionamento è pressappoco il medesimo che sta dietro Opel Astra GSE, cioè la declinazione del nuovo corso sportivo Opel in carrozzeria, berlina e station wagon. Naturale evoluzione della sigla GSI, l'acronimo GSE oggi non sta più per Grand Sport Einspritzung, ovvero Grand Sport Injection in lingua tedesca, bensì, ha indovinato, per Grand Sport Electric. Richiama un passato ricco di episodi avvincenti, insaporisce un processo di transizione alla propulsione elettrica altrimenti un po' noioso e per la prima volta si avventura a bordo di un SUV, quindi tanti spunti emozionanti. Un passo azzardato, ma va per niente. Sulle strade dell'Andalusia, Grandland GSE, il patentino da pilota, se lo merita tutto. Dicevamo, non solo potenza ibrida, non solo, ma anche e soprattutto. Partiamo proprio dal sistema ibrido plug-in ad alta tensione. Il powertrain di nuova Opel Grandland GSE è una fotocopia del sistema che equipaggiava sino a poco tempo fa lo step superiore di Grandland PHEV, ovvero unisce il 4 cilindri 1.6 turbo benzina da 200 cavalli a due motori elettrici, uno per ogni asse. L'unità anteriore vale 110 cavalli, quella posteriore altri 113 cavalli. Ne esce uno schema di trazione integrale elettrica permanente dalla potenza complessiva di 300 cavalli e 520 Nm di coppia. In rettilineo? Sì, è un drago o un dragster. 0-100 in 6 secondi e 1, velocità massima di 235 km all'ora, fino a 135 km orari anche in modalità full electric, è pur sempre una plug-in. E a proposito di modalità EV, la batteria da 14,6 kWh consente una marcia ad emissioni zero locali di 63 km nel ciclo combinato WLTP e di 81 km nel ciclo urbano, cioè viaggiando a basse andature e parzializzando il più possibile il gas. Consumi medi dichiarati di 1,2 litri per 100 km, sì, ma a batterie completamente cariche e prendendo come unità di misura un orizzonte temporale e di chilometraggio molto lungo. Vi assicuro, nella vita di tutti i giorni i valori saranno ben lontani da quelli dichiarati. In questo momento il trip computer mi segnala un valore di 6,8 litri per 100 km. Restano comunque cifre lusinghiere, specialmente per un SUV di grandi dimensioni da 300 cavalli e con un 2 litri turbo tra gli accessori. Stavo dicendo prima che non è soltanto il motore l'asso nella manica di Grandland GSE, come nel caso di Astra GSE, la ragione del suo carattere sportivo risiede soprattutto nella taratura specifica di sospensioni e sterzo. Oltre ai montanti McPherson all'anteriore e alla sospensione multilink al posteriore, il nuovo Super SUV tedesco monta ammortizzatori e molle più rigidi, armati di tecnologia con IFSD, cioè Frequency Selective Damping. È un brevetto depositato che tramite un'apposita valvola registra il comportamento degli ammortizzatori stessi in base proprio alla frequenza delle oscillazioni. Risultato: migliore lettura del fondo stradale, più rapida risposta ad ogni impulso impartito tramite mani e piedi, maggiore stabilità in curva e in decelerazione. Nonostante i 18 quintali di peso e il baricentro alto da SUV, grazie alla trazione sempre e comunque impresa sia davanti che di dietro, mi sembra di portare a spasso un Astra, non una Grandland, cioè un'auto più magra di 200 kg. In abitacolo, sedili anteriori sportivi con rivestimenti Alcantara e certificazione AGR sono fatti apposta per permettere a pilota e copilota di godersi una guida divertente ma senza sollecitare la colonna vertebrale.
Attraverso il trattamento GSE, lo stile già di per sé non banale di Opel Grandland Ultima Release viene ulteriormente evidenziato da dettagli come i cerchi in lega bicolore da 19 pollici, il paraurti sportivo, la mascherina nera, logo Opel incluso, l'originale diffusore posteriore, infine l'immancabile emblema GSE sul portellone. Se tutto ciò non bastasse, si può ordinare Grandland GSE con cofano nero a contrasto, il lato oscuro di un green SUV. Grandland GSE è la Grandland meglio equipaggiata della gamma anche al suo interno. Il display da 10 pollici del quadro strumenti digitale, il touchscreen da 12 pollici del navigatore compatibile con Apple CarPlay e Android Auto, la ricarica wireless per lo smartphone, infine tutti i più avanzati sistemi di assistenza alla guida a disposizione sulla gamma Grandland, frenata di emergenza e cruise control adattivo con funzione stop inclusi. Va da sé che, ahimè, Grandland GSE è anche la Grandland più costosa in assoluto. Fanno 55.000 euro tondi tondi. Per capirci, fanno 6.250 euro in più rispetto all'edizione plug-in da 225 cavalli e trazione anteriore. Vero, vero, però ti porti a casa la Opel più potente e più tecnologica di sempre. Io ho solo presentato e guidato un po' il prodotto. Voi, onestamente, li spendereste tutti questi soldi per una Opel? Fatemelo sapere qui sotto nei commenti. Lasciate un like al video se lo avete trovato interessante, iscrivetevi al canale se non lo avete ancora fatto e continuate a seguirci anche sugli altri nostri canali social, Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, oltre che ovviamente sul nostro magazine online www.motorbox.com. Rotonda, io vi do appuntamento al prossimo video, ciao!